Finisce la stagione del Padova Calcio a 5, finisce il sogno, sfuma così in questo primo playoff contro lo United Rossano. E allora con il direttore generale Roberto Paperini vediamo di esaminare, ma soprattutto abbiamo sofferto tanto e poi alla fine tanta delusione. Ma la delusione, allora, quando si arriva ai playoff il problema è che giochi una partita secca e dove anche l'errore singolo alla fine poi pesa tantissimo. Questa partita sapevamo che si sarebbe giocata negli episodi. Gli episodi non sono stati buoni per noi, nel senso che sin dal primo tempo abbiamo avuto 3 occasioni nitide e non l'abbiamo segnato. In compenso abbiamo perso una palla e abbiamo subito il gol. Poi abbiamo continuato anche il secondo, la partita è stata giocata, abbiamo tirato in porta più di loro, poi dopo nelle fasi concitate del portiere in movimento ci sta il gol, però la prestazione, io non posso dire, non è stata una cattiva prestazione. Playoff sono così, si gioca tutto in una partita e... Sì, però la finale di Sedico ce l'aspettavamo, almeno quella. Allora, io credo che la finale di Sedico sarebbe stato il giusto coronamento di una stagione che ci ha visto a lungo tempo al secondo posto. Però dobbiamo ricordare sempre da dove siamo partiti, perché altrimenti facciamo confusione. Allora, noi siamo partiti in un anno di rinnovamento, perché il rinnovamento passava attraverso un passaggio fondamentale, che era quello di valorizzare la risorsa di Alberto Rodriguez come allenatore, sapendo che avevamo la difficoltà di perderlo come giocatore. Quindi nel momento in cui abbiamo perso Rodriguez come giocatore si trattava di ricostruire un insieme che fosse in grado di competere, perché voi sapete che la squadra dell'anno scorso e anche quella dell'altro anno vedeva Rodriguez in campo 40 minuti su 40. Quindi la difficoltà che Alberto ha dovuto superare come allenatore era di ricostruire un gruppo che fosse in grado di giocare, io credo, e tentando l'obiettivo dei playoff. Allora, capisco la delusione, però l'obiettivo era i playoff e lì ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati con ampio margine, perché in qualche momento abbiamo anche sperato di fare il secondo posto, ci siamo stati anche a lungo. Abbiamo avuto nel momento topico della stagione, sicuramente abbiamo avuto una serie di cose, l'infortunio a Grigio, l'infortunio a Giovanni, che ci sono costati, lo squalifica di Rasula, ci sono costate quei punti che ci hanno un po' penalizzato. Sì, però fine. Questo ci sta in un campionato, voglio dire. Ecco, allora, vediamo di andare oltre. Adesso da dove si ripartirà? Perché la delusione è cocente, ci credevamo un po' tutti del resto. Da questa delusione però bisogna ripartire e soprattutto far sognare il pubblico padovano, perché anche questa sera ricordiamo il pubblico. Assolutamente, noi siamo fortunatissimi, perché girando i palazzetti una cosa del genere non la troviamo mai. Qui a me dispiace soprattutto per loro. Io personalmente non sono particolarmente deluso, perché quando fai un po' di programmazione devi avere un po' di idee chiare. L'idea era questa, io credo che quest'anno abbiamo posto le basi per un organico che sia solido, abbiamo dato solidità all'organico. Credo che adesso ci muoveremo per qualche inserimento che ci consenta, partendo dall'autostima che ci deve dare questo campionato, perché ricordiamoci che se noi avessimo voluto giocare anche l'ultima di campionato a organico pieno avremmo fatto 62 punti. L'anno scorso ne abbiamo fatti 39, cioè voglio dire, già che pensiamo. Allora noi la prendiamo, ecco direttore, la prendiamo come una promessa. Il Padova si rinforzerà, perché l'anno prossimo l'occasione non se la fa scappare. Assolutamente, quest'anno i playoff, l'anno prossimo puntiamo. Promozione diretta. Le promozioni o si fanno dirette o sono un terno all'otto.